un antico menhir, da sempre volgarmente chiamato a colonna, oggi ridotto nelle sue dimensioni ma elevato a spartitraffico. Un castello del 300 che ingloba in parte un palazzo baronale del 600 e che si affaccia su una piazza appena restaurata. Su questi due monumenti si aggrappa da secoli la comunità di Tuttino, una frazione di Tricase un tempo famosa per un'affiorante falda acquifera, per una terra ricca di fosfati, le verdure in ogni stagione e soprattutto i peperoni, tant'è che i suoi abitanti vennero soprannominati i paparussi. Possiamo accettare. Un'associazione che si chiama, guarda caso, la colonna non si è rassegnata alla perdita di ogni identità. Da oltre un ventennio organizza il 5 di agosto di ogni anno una sagra con la degustazione di quelli che erano i profumi, i luoghi, i sapori dei loro nonni e dei loro bisnonni. Ci si trova in una casa a corte, posta proprio di fronte al castello, dove la presidente Maria Antonietta, in accordo con il comitato direttivo, convoca le riunioni con i più moderni sistemi telematici. Dall'inizio di luglio si susseguono incontri e riunioni per decidere se fare la sagra anche in tempo di restrizioni pandemiche. Viene convocato anche il vice sindaco per definire alcuni particolari per dotare la serata di palco e service audio. Per il momento mantiene, poi ripeto, spero che non diventi un po' più. No, aspetta. Ci sbagli. La situazione dal punto di vista dei contagi, quello che mi preoccupa. Siamo a 3.000 al giorno. Dove si fanno? Chiediamo per il centro, dove l'abbiamo fatto l'ultima volta. L'ultima volta al centro siamo stati. Scusa. Però al centro si deve portare i tavoli. Francesco, puro vale. Ma il centro lo stanno bombole, facendo. Quindi, non l'ha dato. E perché no? Se l'abbiamo fatto già. Si discute dove e come cucinare. Dove preparare pietanze e panini. Arriva sempre un ospite inatteso, magari un poeta autodidatta, un artista che invita al silenzio con la sua armonica. Bravo, che bagnante. Io
dei compiti, ci vedi. Vai, vai. Dai, vai. No, io sono nome. Il direttore, il direttore. Scusa, non ho curiosità a fare, tu sei presente tu. Scusa, signorina, ma dire 6 per 6 quanto faccio? 6 per 6? 36. Rispetto, 6 per 6? 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 8 per 8? 48. Bravo, 8 volte fa 64, perché grazie, posso andare. Bravo, ci vuole la parola. Pensa che ce ne vogliono almeno 4. La sera, vabbè, a che ora la preparazione comincia? No, i panini vengono preparati prima. Però non prepararli tutti insieme. Se qualcuno di lui, Giuseppe, li prepara subito. Man mano alle righe. Man mano che serve, insomma. Ah, ok. I'm so tired of being alone. I'm so tired of on my own. Won't you help me, girl, just as soon as you can? People say that I found a way to make you say that you love. Francesco dirige da sempre la baracca organizzativa e fra una grigliata e una pizza rustica tenta di attribuire i vari compiti della serata. Ci sarà un tabellone dell'associazione Marina Serra che stanno facendo un progetto di riforestazione al quale progetto partecipiamo anche noi come associazione, stiamo facendo una collaborazione, quindi lui preparerà questo pannello informativo che inseriremo nello stand dell'associazione. Poi si prenderanno le prenotazioni per le visite guidate, sempre nello stand, di rappresentanza insomma, dell'associazione. Allora facciamo che ne vediamo questo. Ieri venuto un mezzo sto qua, sto un mezzo. Dico poi appena spiccio ve raggiungo, tu stai di stato. Vabbè, che poi c'è qualcuno che vede prima e comincia, né? Quando arrivi ti aggiungi. Allora rimaniamo per le 8. Domani sera alle 8 vediamo gli impianti. Faccio un messaggio lo donato. È una riscoperta degli antichi sapori, no? Al di là dell'aspetto dei riti e sapori intorno al menhir, è proprio una riscoperta della nostra cultura culinaria. Ma poi si conoscono le persone sotto un altro profilo, e ci si ritrova, e vediamo, insomma, non è scontato. Intanto ci si ritrova intorno al tavolo. E magari il sapore può aiutare a dire qualche cosa. Mancano 3 giorni all'evento, ma ancora la discussione è aperta, soprattutto intorno alla peperonata, se deve essere dolce o piccante, se i panini vadano preparati prima o durante la festa. Ha fatto un sondaggio a Cicaseporto, hanno tutti
piccante, tutti amaro no, ma piccantino proprio, sì. Non dolce, cioè non hai trovato un lugar di piccantino. Ma piccantino facciamo, poco però, Rita. Ombra, sì, piccantino, ma dolce. Allora ho fatto un sondaggio a Cicasemolle, non c'è stato uno che ha detto un fruttirlo senza amaro, ma non esiste un fruttirlo senza amaro. Eppure ci sono che per cristiani che non mangiano piccante, vabbè, spendi un milione da piccantino. Ma c'è cos'è un fruttirlo? Mia figlia non verrà a prendere per no, stiamo con i paparussi, intanto. Poi nello stesso olio si deve friggere la cipolla, si toglie un po' di olio, vabbè, si frigge la cipolla in quell'olio comunque abbondante. E poi i pomodori dopo questo fritto fatto singolarmente, poi si mette tutto insieme, si unisce e si fa cuocere un pochino, poco, perché altrimenti i pomodori cominciano ad ammosciarsi, quindi bastano 5 minuti, bastano 5 minuti e basta, ed è tutto insaporito. Io ci metto un rametto, visto è luciutiddu dedutino, non ho capito bene, io ci metto un rametto di sedano anche, poi c'è una variante anche che noi abbiamo sempre attuato questa cosa, questa variante abbiamo messo anche le melanzane a dadini, la variante delta. Melanzane a tocchetti tagliate, fritte, abbiamo messo anche quelle, sono, vanno bene, è ottimo. Però è una variante. Ma il Presidente confermi quindi questa ricetta? Sì, confermo. Sì. Io lo faccio senza melanzane. Io pure senza melanzane lo faccio. E ci metto un rametto di sedano. Senza che dà un buon profumo. Però il sedano non è, suggerito dal professore del Giuseppe, che è un maestro Luigi di arte culinaria, perché prima non lo più mettevo denso, non invece trovi ci solamente sta il peperone. Madonna mia, aspetta. La corona in rosso. Mantenere la distanza a meno di un metro, c'è una persona e l'altra. Ma noi individui. Ma loro dormono insieme. Chi l'ha? E non stanno a distanza. Insieme è così. Ma ci dici, te di dove sono? Noi ne abbiamo viste. Due stanze da letto. E l'altra si va a sicurca, lo giù. Non vuole. In camere separate. È un momento importante. Oggi, comunque, è un bel momento che qualche persona si stracina da 20 anni a questa parte, e nonostante tutto e tutti. E quindi Odissea dopo 20 anni si era ritirato a casa, questo ancora sta in giro per il mondo. Però tu partecipi poco. Non partecipo affatto, quindi dici bene. Perché? No, perché sono stanco. Sto ritrovando me stesso, siccome mi sono perso nel giardino delle ombre. Mi mancano i cartinaggi, quindi non posso camminare. Ma è poi la barca. Di lavata scritta la bomba per caso no dopo porto l'apo per la 5 varietà di panini sempre a base di peperoni e pomodori e melanzane. Con l'ordinanza della cartellonistica adeguata, se una macchina rimane in prossimità del divieto di fermata, può essere rimossa. Così funziona, questo dice la legge. Va bene? Sotto c'è scritto vice sindaco di casa. L'italo americana che abita a Tutino e finalmente vede un movimento nuovo. Allora, di vedere un po' di vita in questa piazza. Nella piazza d'armi. Sì. Sai cos'è? La cosa interessante di Tutino è che c'è gente ancora oggi di Tricase che mi chiede che cos'è Tutino? Perché il castello di Tutino? Mm. No, c'è uno di un evento privato che dice...
Buonasera, ciao a tutti. Davido del Freedom Café. Finalmente dopo 2 anni si fa la sagra di Tutino, la sagra dei paparussi. Mi raccomando, c'è ancora il Covid, il distanziamento, mi raccomando, però venite, venite tutti, mi raccomando. Stiamo lavando tutte le pentole, coperchi, coperchini, tutto. Dobbiamo lavare tutto. A casa io non uso plastica, non uso niente. Quindi qua dobbiamo asciugare, se no... Per essere precisi, la Presidente, le dobbiamo lavare, poi le dobbiamo tagliare, poi le dobbiamo friggere. Concettina, buongiorno voi, buongiorno, visto che non mai già buongiorno io. Allora, noi l'abbiamo detto già dalle 6, buongiorno. Mi ricordo uno dei primi anni che ho iniziato con collabo. Frequento l'associazione qua alla Sagra. Mi ricordo un anno che a Loredana non c'era un stand di casa mia. È inutile che mi riprendi perché io sono sempre uguale ogni anno. Questa è la tenuta fissa della sagra, la sagra. Ma lui non può fare grossi. Il lavoro, quello veramente grosso, quello pesante, capito? Poi sì. Per la sera c'è un'altra tenuta che cambia, varia. Questa è quella fissa di tutti gli anni, quindi mi si riprende un anno e poi basta. Ma sei tu che non sei uguale ogni anno, io ho tardato e noi. Io mi autoaccuso, non è che... La prossima tappa è forse sistemi di gazebi per la distribuzione stasera. Prova sì. E qua in quanto ne ho fatti? Va bene? 120, 130. Andiamo avanti, facciamo. Man mano che servono, no, li facciamo. Sì. Allora riportiamo. Aspetta, aspetta. Solleva poco, vediamo. Dai, Adolo, solleva. Scova, le robe. Cosa sono? Panini. Ah. Peperone e melanzane alla salamura. Metti dai, vai. Prego. Vai. Va bene? L'altro.
col tuo passo tranquillo e spensierato. L'amico tuo che è stato bravo, oh, con un semplice colpetto ha fatto uscire la mutanda, però era un fazzoletto. Sei pronto tu con la tua magia? Vai, hai la possibilità di scegliere uno di loro. Vai. Mentre Maria Grazia fa intuire quanto sia difficile trovare la giusta misura del sale, arriva Alberto Signore, il signore dei dolmen e dei menhir, che spiega il Salento megalitico. Il De Ferraris nel De Situ Iabige parla di noi salentini come di una etnia eccezionale, incredibile. E sembra quasi parlare la nostra eredità, il fatto megalitico del quale io questa sera vi dovrei, signora la prego, mi segua, perché ai suoi figli interessa molto quello che io sto dicendo. Cosa dicevo? Io, l'idea megalitica è qualche cosa che matura nel Salento, qui. Il Sapiens arriva 50.000 anni fa, si incrocia col Neanderthal, il Neanderthal scompare, quest'area è un'area particolarmente adatta alla vita. Tenete presente che nell'economia delle biodiversità a livello mondiale il Salento ha un primato, è molto più avanti della foresta amazzonica, è molto più avanti delle foreste del Borneo per la biodiversità, biodiversità che si è andata bloccando o ritardando con le bonifiche delle paludi, ma nel frattempo noi avevamo maturato il primo tentativo di storicizzazione nella Grotta dei Cervi. La Grotta dei Cervi è il primo tentativo di pensare la continuità della storia, di pensare a un alfabeto. Poi i megaliti rispondono anche a delle esigenze pratiche. Se voi guardate il menhir di Tutino, il menhir di Tricase, voi considerate
che andando verso il menhir siete sempre in discesa, e dal menhir in poi si estendeva una grande palude, quindi i menhir sono un punto di riferimento per l'acqua, seguono il primo culto dell'umanità, che è il culto dell'acqua. È ringiovanito almeno di 20 anni. Vai. Benino. Ma ti sei divertita un poco? No? Io sì. Quindi? È andata bene, mannaggia la marea del mare, con tutti i dirigini sempre per affiliare. Mannaggia la marea. E c'è la piazza, la marea del mare, con i soldi. And I love you. Dearest of all, darling, I know we've got to part. Baby, 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 it really doesn't hurt me that bad. Yeah. You take
Tutino ancora per un anno ha resistito.